La notizia è scottante ed è di ieri mattina. Ha esordito così il commissario straordinario della provincia regionale di Catania, Antonella Liotta, questa mattina, che assieme ai dirigenti e ai capi settori dell'ente ha comunicato che il giudice ha determinato il pagamento immediato del debito alla curatela dell'IFI. Si tratta di una cifra ancora da quantificare, poiché nel 2012 al suo insediamento erano 23 milioni di euro, ma a questo occorre aggiungere gli interessi maturati da quella data ad oggi, e che non sono pochi se si considera che ogni mese si parla di circa 1.500 euro. E proprio quando la Liotta ha preso in mano la vicenda, il debito era già esecutivo, per cui tentò di chiederne la rateizzazione in più anni per rendere l'impatto meno gravoso per l'ente, ma nulla di fatto, tanto che già da domani il creditore può recarsi alla tesoreria della provincia e chiedere l'intero credito con gli interessi. Quindi conviene pagare prima possibile, ha spiegato il commissario, perché ogni giorno produce maggiori interessi nel capitale per il creditore. Se lunedì gli interessati non si dovessero presentare, lei stessa disporrà il pagamento, per il quale, dice, si avrà uno sforamento del patto di stabilità di circa 10 milioni di euro, ma non si rischia il dissesto. Il giudice ha ritenuto che la curatela IFI ha il diritto a prendersi i soldi in tesoreria. Questo significa che noi ad oggi abbiamo uno sforamento di patto di circa 10 milioni che tenteremo in qualche modo, con una gestione virtuosa, di recuperare nel corso dell'anno. Il personale della provincia può dormire sonni tranquilli, tiene poi a precisare il commissario. Gli stipendi sono garantiti per tutto l'anno, dopo il quale non si può fare alcun impegno di spesa. A soffrire sarà il territorio, la strada, la scuola, la buca, la sagra, che non potranno essere attenzionate. Quando io vi dico sforo il patto di 10 milioni, questi 10 milioni residuano dopo aver accantonato tutte le spese obbligatorie, quindi i contratti già perfezionati e gli stipendi del personale per prima, direi. Adesso dunque, da dove si deve cominciare? Le misure che adotteremo all'interno sono un'ulteriore razionalizzazione degli impegni di spesa, quindi non prevediamo assolutamente aumento di tasse. Voglio chiarire che gli stipendi del personale sono già accantonati, cioè quando io parlo di uno sforamento teorico, attenzione, perché lo sforamento certo è a fine anno. Oggi vi dico, se io non incasso più una lira o non riduco le spese, ho sforato di 10 milioni. Utilizzerò questi mesi per razionare le spese, vedere se posso intervenire ancora sugli affitti. Non spero molto nella vendita degli immobili, però sto tentando un contatto con la Cassa Depositi e Prestiti per un'operazione immobiliare. Una vicenda paradossale se si considera che il tutto è frutto di una truffa avvenuta negli anni 70 per mano di due dipendenti infedeli che hanno richiesto prestiti all'IFI per conto della provincia con false domande, incassandone i soldi. Peraltro di questa storia si ebbe traccia recentemente nel 2008. Lei ha detto che nel 2012, quando lei si è insediata, non è caduta come una tegola in testa. Già nel 2008 vi era traccia, ma nulla è stato fatto. Scusi, le carte parlano chiare. Il pignoramento arriva nel 2012, la sentenza è definitiva nel 2008, iniziano poi l'azione nel 2011. Questo significa che una gestione ordinata, gestita con la dirigenza del buon padre di famiglia, chiaramente non paga perché difende l'ente fino alla fine, ma di contro accantona delle somme, le impegna e le mette in un fondo vincolato in maniera tale da non fare una gestione ordinaria, non tenendo conto che una quota degli spazi finanziari che hai andavano utilizzati per chiudere una quota di debito. Se l'avessero fatto dal 2009, facciamoci conti anche a 3-4 milioni l'anno, io credo che oggi non avremmo avuto lo sforamento di 10 milioni, perché io riesco a pagare su 25 milioni, a coprire una parte di patto, perché non ho fatto nemmeno un contributo di 1000 euro per la banda del paese. Perché quando in una famiglia ci sono debiti, prima si pagano i debiti. Infine, a margine dell'incontro, è stato chiesto alla dottoressa Liotta di confermare o meno le voci secondo cui potrebbe essere nominata segretario generale al comune di Catania. Lei risponde così. Io non utilizzo, scusatemi, questo spazio e questo luogo dove rivesto un ruolo istituzionale per rispondere a domande che riguardano la mia vita professionale privatissima e della quale sono gelosa.